Io mi aspetto molta serietà, molta, come posso dire, bisogna che diano questo cenno di giustizia vera, perché la giustizia esiste, è solo questione di dimostrare che c'è. Marco è nel cuore di tutti gli italiani e quindi è normale, la gente vuole sapere e quindi stanno tutti quanti qui con noi per chiedere giustizia a Marco. Marina, oggi dopo 5 anni si ricomincia, no? Un passo importante. Sì, è un passo importante e speriamo che finalmente questa giustizia arrivi. Questo è quello che speriamo da 5 anni e finalmente abbiamo di nuovo questo momento, con questo processo bis e andremo avanti e speriamo che Marco gli sia ridata la dignità. Signora, perché è importante continuare a stare a fianco alla famiglia, continuare a farsi sentire affinché questa storia non venga dimenticata. Questo è noi che facciamo. Chiaramente si lotta perché noi chiaramente vogliamo la giustizia, come mamma, ma come essere umano, a prescindere, deve essere fatta. Cioè, noi non possiamo accettare 5 anni che queste persone sono stati così, tranquillamente, andare a fare la spesa, chi continua a lavorare. No, non si può. Le colleghe del gruppo, siamo il gruppo di Facebook che ormai sfiora i 50.000 presenze, questo è già un dato, l'opinione pubblica è ampiamente a corrente e cosciente di quello che è successo, ma questo non ha riscontro fino adesso da parte della nostra giustizia. Speriamo che da oggi in poi inizi una nuova fase, quella vera del nuovo processo. Marco Nini. E qui che cosa ti direbbe Marco? Mamma, sta tranquilla, che andrà tutto bene, perché Marco mi ha sempre accompagnato in tutti questi 5 anni e sicuramente lui si è vissuto più del dovuto, perché non ci dimentichiamo che Marco è sopravvissuto a quel colpo d'aria, è morto per questa lenta emorragia e quindi lui evidentemente voleva che si sapesse la verità, perché Marco era così, era una persona solare, una persona bella fuori e dentro, una persona che avrebbe dato tanto a tutti e con 2 genitori che cercheranno sempre e comunque di andare avanti e di non mollare e di dare giustizia a lui.